Molti dicono che quest'anno è finita davvero la storia della Prima Repubblica del Novecento, eppure quest'anno si ricordano tra gli altri anche Enrico Berlinguer e altri personaggi importanti della Prima Repubblica. Che continuità e che discontinuità tra quel passato e l'attualità? Siamo in un'altra epoca, questo è fuori discussione. Ciò non toglie che una riflessione sul passato e su personalità rilevanti che hanno segnato la storia della prima parte del secolo, della seconda parte del secolo scorso sia necessaria per capire come proseguire. E indubbiamente sono cambiati i termini della politica, diciamo pure che la personalizzazione, la perdita dell'analisi politica come cultura di indagine sulla società, l'affidarsi soprattutto alla comunicazione, diciamo pure il trionfo anche della cultura televisiva ha trasformato parecchio la politica. Però proprio perché ci troviamo di fronte secondo me a una crisi profonda della politica, riflettere sulla esigenza di restaurare una riflessione teorica, una riflessione culturale è quanto mai importante. Berlinguer propone indubbiamente temi dal mio punto di vista superati dal punto di vista dell'analisi della società italiana e della società internazionale, basti pensare solo alla fine della contrapposizione fra est e ovest, ma proprio perché questa situazione è diversa può consentire un'analisi più distaccata e anche più serena e quindi anche più approfondita della questione. Dalla Democrazia Cristiana, come si vedeva questa figura che era a capo del più grande partito comunista dell'Occidente, ma nello stesso tempo avanzava una proposta di dialogo fino al compromesso storico? Ma noi abbiamo sempre ritenuto, io sono stato dentro la storia della Democrazia Cristiana per tutta la mia vita, che il dialogo con le correnti marxiste, delle varie anche versioni, fosse assolutamente necessario. Noi avevamo alle spalle la cultura dell'umanesimo integrale di Maritain, che aveva guardato al marxismo come una dottrina con la quale bisognava fare i conti. Uno dei punti fermi comunque della nostra concezione era l'aggancio alla cultura occidentale, alle scelte che furono fatte da De Gasperi dell'Italia all'interno del patto atlantico, e questo è stato il discrimine che in certo senso ha operato fino direi all'ultimo nel contatto con il Partito Comunista, ma il dialogo è stato molto importante. Non dimentichiamo per esempio che ci sono stati dei momenti in cui i punti di vista anche sulla politica estera sono ravvicinati. Ricordo per esempio il documento comune del 1977 che fu sottoscritto sia dai partiti di governo sia dal Partito Comunista. Latta fu uno dei firmatari di questo documento, che era un documento nel quale si accettava l'Alleanza Atlantica come la base della politica estera, e poi lo stesso documento fu ripetuto nel 1980 anche dopo la rottura che c'era stata della solidarietà nazionale. Sono tutta una serie di passaggi che secondo me hanno reciprocamente influito i due partiti, ma quello che era importante era che il dialogo avveniva a alto livello, anche se in modo aspro, anche nelle lotte dure, però ci si confrontava in termini di culture politiche e anche di scelte profondamente pensate. Il punto debole secondo me è stata la mancanza di attenzione alla necessità di modificare l'assetto istituzionale del paese. Solo nell'84 il Partito Comunista con Berlinguer propose una riforma delle istituzioni, ma eravamo già in una situazione molto complicata anche per le difficoltà di dialogo fra il Partito Comunista e il Partito Socialista. Berlinguer viene ricordato anche come la figura che ha posto la questione morale in Italia, e lo viene ricordato anche in contrapposizione a quella costruzione politica che è stata il pentapartito, contro cui lui si scagliò in primo luogo, contro Craxi ma anche contro tutti gli altri esponenti di questo partito. Questa tensione verso una politica che sia basata anche sulla questione morale, come può essere oggi interpretata dopo 20 anni di berlusconismo, con questa Italia che insomma ha vissuto anni complicati proprio su questo terreno?
Ma io su questo punto ho una, diciamo, visione abbastanza particolare. La visione, diciamo, fortemente morale, caratterizzata dalla dimensione morale etica di Berlinguer, era legata anche al suo concetto di austerità. Quello che a mio avviso non fu capito dal gruppo dirigente comunista è che le scelte che venivano operate andavano non nel senso, come riteneva Berlinguer, di un approfondimento verso il rafforzamento della classe operaia come guida del paese, ma verso l'affermazione che lui contrastava dell'individualismo e del consumismo, cioè erano praticamente i bacilli della cultura radicale che si erano inseriti all'interno della società italiana e che la devastavano. C'era poi un altro problema sul quale Berlinguer aveva praticamente messo l'accento, che era la crisi dei partiti, i partiti che erano legati solo a logiche di potere, quindi scarsamente legati ad una dimensione della politica in senso alto, ma anche le scelte però che venivano operate e che venivano suggerite a mio avviso erano inadeguate. L'idea per esempio che l'economia del paese dovesse essere programmata in modo democratico, come diceva Berlinguer, ma attraverso una programmazione che in sostanza era il contrario di quello che era necessario per rilanciare l'economia, anche lì vedo dei limiti.